alle 4 sono davanti alla porta della vasca con l'avido, io devo dire il campanello, la signora Lucia mi conosce. Le feste sono andate bene, quest'anno abbiamo chiuso per 3 settimane, signora bella. I giovani pensano a divertirsi e vecchi a riposarsi. Comunque questo 2003 siamo uguali al 2002. Io sorrido, annuisco, ammicco. Penso in verità a Sara, lei ride di me. Se anche la signora Lucia ride di me, mentre invecchia all'insaputa del tempo. Cappotti, giacche, camicie, piumoni alle sue spalle, non ne ormai me l'ho. Ma ce la sto a tessuti, a secco, con i miei occhi. Alle 4. Davanti al porta della vasca, entrate nel campanello, la signora Lucia mi conosce, le feste sono andate bene, quest'anno abbiamo chiuso per 3 settimane, signora bella, i giovani pensano a divertirsi e i vecchi a riposarsi, comunque questo è 2003, mi sembra uguale a 2002. Io sorrido, annuisco, ammicco. Penso in verità Sara, lei ride di me. Forse anche la signora Lucia ride di me, mentre invecchia all'insaputa del tempo. Cappotti, giacche, camicie, piumoni alle sue spalle, un enorme oblò, macina, stoffe e tessuti a secco come i miei occhi. Gente per strada cammina senza dare peso a niente. Penso, ritiro il completo, pago, mi dà la ricevuta e un sacchetto trasparente. Questo stava nelle tasche, meno male che ci guardo. Grazie. Devo scappare. È stata una giornata intensa. Apro la porta. La filippina spegne l'aspirapolvere. Entro senza fare rumore. E la vedo intenta a spostare l'enorme divano dalla parete. Si sforza. La faccia si contrae. Appoggio la busta della tintoria sulla poltrona. Le do una mano. Il divano pesa e in due a stento riusciamo a spostarlo di un millimetro. La guardo. Sorride, inebetita. Non fa niente, lascia stare il divano. Metti a posto il completo del signore nell'armadio. Mi siedo, poggiando i piedi sul tavolino. Erano anni che non camminavo tanto. Lo stomaco fa rumore. Succhi gastrici ribollono nella mia pancia vuota. Vado in cucina, preparo il caffè.
una sigaretta, un bicchiere d'acqua. La Filippina mi guarda dal corridoio. Non mi giro. Passa in un'altra stanza. Accende l'aspirapolvere. Il caffè esce. Sono le 6. La casa è vuota. Il telefonino è spento. Mi faccio un bagno. Che pace. Nel bagno sento un rumore di passi provenire dal piano di sopra. La signora Pirola starà innaffiando le sue luride piante. Abita in una risaia. Prima o poi la troveranno morta annegata, o divorata dai topi, o sepolta nelle sue feci. Thank you.
Esco dal bagno infreddolita, ma rilassata. Accendo il telefonino. Immediatamente squilla. Ciao Carlo. Sì, era spento. Non me ne ero accorta. Sono stata in giro fino alle 5. Ho ritirato il completo in tintoria. Ora cena. Come sono le 8 passate? Ho fatto un bagno. A te? Tutto bene? Sono contenta. Salutami Giampiero. Un bacione, caro. Ciao. La televisione trasmette cose atroci. La spengo. Il silenzio è esasperante. La riaccendo lasciando il volume basso. Prendo un pacchetto nuovo di sigarette dalla borsa. Trovo il sacchetto di plastica della tintoria. Lo apro. Un fazzoletto, un accendino e la ricevuta di un fioraio. Merck, 11, 35 euro. Consegna Dom. La scrittura è tondeggiante. Se mi ammazzi adesso te ne pentirai. Sussurra il televisore. Rileggo. Merck, 11, 35 euro. Consegna Dom. La dottoressa Imbersago è omeopata. Il suo studio è in via Mecenate 33. Ho preso appuntamento per le 15:30. Arrivo in anticipo. Non ho mangiato, neanche oggi. Il tailleur nero aderisce ai miei fianchi famelici. La voce che mi risponde al citofono è giovanile, ma la figura che mi accoglie è quella di una donna di mezza età. Capelli rossicci, tinti.